grazie dell'accoglienza. Da dove cominciamo? Chi comincia? Sì, vabbè, il mio ruolo diciamo è solo quello di dare qualche input alla discussione. Cominciando con una domanda per Sabino, una domanda molto semplice, stupida, cioè perché un film sulla trattativa? Nel senso, perché questo tema hai scelto? Se lo possiamo inserire all'interno di una serie di questioni che nella storia italiana comunque possiamo mettere sotto la categoria forse il gioco è truccato in un certo senso, pensando, non so, a Clavio, alla B2, altre situazioni di questo tipo. La trattativa come si inserisce secondo te nella storia italiana? Cioè la sua specifica gravità è più grave, meno grave di altre situazioni? Rispetto a Piazza Fontana, rispetto a... qui è... Diciamo che le stragi hanno sempre avuto la stessa funzione, cioè una funzione, di deviare la democrazia e la politica italiana. La trattativa, secondo me, evidentemente è un tema particolarmente significativo e importante, perché innanzitutto perché l'Italia di oggi nasce in quegli anni, cioè tutte le cose che oggi ci fanno penare, cioè la svolta antidemocratica nasce dopo la trattativa. La trattativa viene in un momento molto speciale in cui questo paese, le stragi evidentemente, la trattativa era appunto... viene dietro le stragi, durante tutto il percorso, il tempo in cui durano le stragi, che vengono progettate, più o meno se ne comincia a parlare nel 90 e si concludono nel 94. L'ultimo tentativo è quello fatto allo Stadio Olimpico a gennaio del 94, che non si ripete secondo la tesi dell'accusa, perché il problema poi si risolve per loro e comincia per noi. L'Italia in quel momento si trovava di fronte alla possibilità di una svolta democratica per tante ragioni che anche nel film vengono sintetizzate, ovvero il cambiamento dello scenario internazionale a causa della fine della guerra fredda, soprattutto perché l'Italia, come sapete, aveva non solo un ruolo strategico dal punto di vista della geopolitica, ma era anche un paese sotto sorveglianza per tante ragioni, soprattutto perché aveva il partito comunista più grande e importante d'Europa. C'erano stati tutti gli avvenimenti di Tangentopoli e il lavoro di Falcone, e tutto faceva pensare che la corruzione e la mafia sarebbero finite. L'opinione pubblica era particolarmente vivace e partecipe, sembrava di vivere, me lo ricordo, non giovanissimo se lo ricorderà, sembrava di essere alle soglie di una rivoluzione. Comunque la sensazione, cioè la convinzione di tutti quelli che hanno vissuto in quell'epoca era che mai più avremmo avuto un governo che avrebbe potuto permettere la corruzione, perché la nostra convinzione è che l'avremmo spazzato via, ce lo saremmo mangiato, sarebbe stato impossibile. Invece poi cominciano le stragi, sorprendono le stragi e la situazione si ribalta completamente. L'Italia prima della trattativa e l'Italia dopo la trattativa è un altro paese da tutti i punti di vista. Cambiano gli schieramenti politici, naturalmente prima c'era la Democrazia Cristiana, il centro forte, la destra era inconsistente ed emarginata, c'era un partito comunista forte, c'era una sinistra forte. Dopo la trattativa scompare la sinistra, rimane il centro-sinistra, che è tutta un'altra cosa e che seguirà in modo sempre più evidente la stessa politica del centrodestra su tutti i temi sensibili che riguardano la democrazia, ovvero il ruolo delle istituzioni democratiche, a cominciare dal Parlamento e dall'istituzione del voto, la scuola pubblica, i diritti del lavoro, l'informazione, la RAI, cominciano appunto le grandi censure,
che poi proseguono comunque anche durante i governi di centrosinistra, cioè nessuno fa nulla per fermarle e nessuno fa nulla per fermare la corruzione, tant'è che oggi ci troviamo un paese infinitamente più corrotto e mafioso di prima. Quindi per questo motivo, avendo vissuto metà della mia vita prima della trattativa e metà della mia vita dopo, avendo visto questo paese cambiare così rapidamente, in modo così brutale e spaventoso, tutti questi anni mi sono fatta questa domanda: ma come è stato possibile, che cosa ci è successo? E realizzando questo film, in qualche modo sono andata alla radice di questo cambiamento. Viene questa domanda: qual è il confine quindi tra la storia, la nostra storia politica, la nostra storia criminale, in un certo senso? No? Perché... oggi sono piuttosto difficili da distinguere, nel senso che comunque i sistemi sono sistemi insomma, criminali, il sistema della compravendita del voto, intimidazione, sono sistemi anche della politica, il ricatto, insomma. È veramente difficile distinguere, appunto, la corruzione è un fenomeno che è diventato, non so se più importante del fenomeno mafioso, insomma, ma sicuramente ieri c'è stato un intervento interessante di Scarpinato al servizio pubblico, Scarpinato abbastanza mio modo, e ha fatto un discorso insomma, importante, nel senso che comunque la corruzione è un problema altrettanto grave rispetto alla mafia e sappiamo che, nel senso che tutti i casi più recenti ce lo raccontano, che sono cose che ormai viaggiano in parallelo, la politica, la mafia, la corruzione, anche delle forze dell'ordine, cioè, è difficile davvero, forse un tempo potevamo dire che la mafia faceva parte della nostra classe dirigente, oggi possiamo dire che la nostra classe dirigente fa parte sicuramente della, se non della mafia, del sistema criminale. Non è divertente, troppo vero. Come è stato accolto, diciamo, il tuo film e poi secondo te, cioè, la stampa come ha trattato, diciamo, la trattativa, il processo sulla trattativa Stato mafia? Io ho presente, diciamo, una difficoltà addirittura, insomma, si dice presunta trattativa, no? Molto spesso su alcuni quotidiani. Sì, ma non è neanche tanto quello, perché anche se è vero che ci sono delle sentenze passate in giudicato, come si dice, che parla specialmente di trattativa, comunque l'oggetto del processo sulla trattativa è più ampio di quello trattato dalle sentenze di cui se ne parla. Ed effettivamente è ancora da trovare, non è questo il punto, sia presunta se non sia presunta, sicuramente però è un processo di cui non si parla affatto. Sappiamo che Di Matteo, che è il titolare delle indagini, è minacciato di morte e soprattutto lavora in una situazione di mobbing in cui gli viene impedito di lavorare in tutti i modi, ed è un tema sicuramente tabù, comprensibilmente tabù, perché anche questo film ha incontrato il silenzio stampa e il talk show, insomma, comprensibilmente, nel senso che sapete che lo stiamo distribuendo, questo film è uscito ufficialmente il 2 ottobre, è stato in sala più o meno 10 giorni, poi è stato tolto e poi abbiamo cominciato a ridistribuirlo con una ridistribuzione popolare, di cui anche questo incontro fa parte, quello di stasera anche, e più o meno dal 14 novembre, calcoliamo dal giorno in cui il film è stato proiettato in Parlamento, anche se qualcosa avevamo già cominciato a fare, siamo riusciti tutti insieme a realizzare, questa è la 478esima proiezione di questo film, che abbiamo fatto, cioè che ha organizzato la cittadinanza da sola, cioè senza una distribuzione, senza l'accordo con dei cinema, che è una cosa piuttosto complicata, perché comunque si tratta di trovare un cinema che non ti vogliono mai dare, perché comunque gli sembra di fare una cosa proibita, e fare la promozione da soli, da niente, insomma è stato un lavoro veramente importante e oltretutto non accenna a finire, perché stiamo, insomma, le richieste aumentano anziché diminuire, ed è un'esperienza comunque molto interessante. Io lo sapevo ovviamente quando ho fatto questo film che sarebbe stato molto difficile che i giornali, farne parlare sui giornali e farmi ospitare in TV, ci ho provato con tutte le mie forze, ma insomma
ovviamente non è che proprio, insomma, non ci sono riuscita, però ci sono riuscita in quest'altro modo dopo, che è un modo anche più interessante di quello ufficiale, anzi molto più interessante e molto più potente, sia dal punto di vista simbolico che concreto, perché comunque noi facciamo appunto tutti i giorni due o tre di questi incontri, sia con le scuole che con la cittadinanza, e sono ormai occasioni uniche per parlare liberamente di politica e confrontarsi su questi temi di cui comunque non solo si parla poco, ma se ne parla anche molto male, cioè se ne parla in modo tale che la gente non possa capire. Invece penso che un pregio di questo film sia quello di aver reso l'argomento comprensibile a tutti, tant'è che ci sono anche i ragazzini di 14 anni, che ci sono dei fan di 14 anni che se non sono già visto due o tre volte, e insomma lo capiscono benissimo. E quindi questo è tutto, sì, ho risposto. Ci sono anche alcuni fili, diciamo, che legano la trattativa, cioè quegli anni, all'attualità più stretta, no? La Barbera, per i siciliani, alla Maltanza, la Diaz a Genova, oppure, non so, il signor Franco, e riferimenti a Di Gennaro, anche se per questo per Ciancimino in realtà poi, diciamo, viene in quel modo sconfessato. Mi ha colpito il fatto che, insomma, alcune cose comunque rimangono poco chiare, per esempio questo fatto del signor Franco, cioè alla fine, cioè, si deve credere, secondo te, che si tratti del titolare di questo bar di Roma, di quella piazza Euclide, sia per, diciamo, quella ragazzata, ma credo che non l'ha detta neanche Ciancimino, è stato un fraintendimento tipico dei nostri genitori. E quindi cosa ci sono? Comunque dei riferimenti anche a personaggi funzionali che rimangono evidentemente. Vabbè, Massimo Ciancimino non è che si rifiuta di dirlo, chiesto, anche perché Massimo Ciancimino comunque ha subito diverse minacce di morte, ha una vita piuttosto complicata, e è sempre la stessa storia, nel senso che lo Stato, non avendo nessun interesse a che si stabilisca la verità, ovviamente di conseguenza tratta molto male quelli che la vogliono dire, che se la, insomma, passano, insomma, si distruggono. Quindi Massimo Ciancimino ritiene di avere già fatto abbastanza e il nome di Carlo Franco non lo vuole dire. Dagli torto, è comprensibile. Bisognerebbe che la città, che noi in qualche modo, gli come fanno quelli di scorta civica, per esempio, offrono comunque loro una protezione ai collaboratori di giustizia, che nella maggior parte dei casi sono disperati, abbandonati. Infatti non a caso ai tempi di Falcone volevano collaborare tutti, oggi non vuole collaborare nessuno. Noi siamo in un'aula universitaria, io penso che se gli studenti hanno qualche domanda di che fare, che possiamo, insomma, dare la parola agli studenti. Se avete delle domande, come state? Vi sembrate un po' sotto shock, o è Brescia che così? C'è un bel odorino in questa vostra città, voi vi siete abituati? Io protesterei. Lei vuole dire qualcosa? No. Non necessariamente. Come crede? Allora, la cosa che mi ha, che io naturalmente non ho una competenza rispetto ai fatti che sono stati appunto raccontati in modo semplice e anche molto problematico, perché in realtà ho visto che c'è una ricostruzione molto attenta, anche un po' aperta, perché il film è assolutamente, come dire, costruito per dar conto di una vicenda complicata, ma ancora chiusa, che probabilmente segna un certo andamento della vita democratica del nostro paese, specialmente nella parte finale del film. Lo ha ripreso adesso nella produzione il signor Busanti, il tema che le cose potevano cambiare, in quegli anni era possibile
che questo cambiamento è stato impedito per uno scopo, diciamo così, politico, che tutto sommato ha realizzato un equilibrio che sembrerebbe andare bene, diciamo così, naturalmente a chi, come dire, che deteneva, aveva una certa condizione di potere, come dire, provocava delle strage, questa è la linea, questa è l'imparenza. Ora, su questo impianto farei, sul terreno che più conosco, alcune considerazioni. Io sono convinto che in realtà da tempo, storicamente, la democrazia italiana è una democrazia che ha problemi. Cioè, io non daterei i problemi, diciamo, strutturali di tenuta democratica soltanto alla fine degli anni Ottanta, quando pure c'era quello sbocco, e non sono affatto sicuro che poi in realtà le cose potevano andare diversamente. Certo, non lo potremmo, sappiamo com'è andata, perché poi le vicende sono quelle che sono state raccontate, comunque sono molte, ma io ho l'impressione, per esempio, che quando crolla il cosiddetto sistema della Prima Repubblica e effettivamente ci sono delle anche iniziative significative di sostegno rispetto alla magistratura, che per la verità si concentra esclusivamente in una zona del paese con riferimento a come dire, procure ben determinate, che il paese è a parte Palermo, il fenomeno, come dire, della corruzione, del malaffare e, diciamo, dell'andamento problematico della democrazia senza alternative, un partito come la Democrazia Cristiana invariabilmente al governo, quindi senza alternativa democratica, questo è un problema, come dire, abbiamo sempre dovuto fare i conti. Ora, ho l'impressione, cioè, che la via che si era in qualche modo aperta e che poi è stata soffocata era una strada che ha tutto sommato molto screditato in sé per sé il sistema dei partiti. Alludo in particolare proprio all'abbandono del meccanismo elettorale proporzionale, per esempio ai referendum che nel 93 introdussero il sistema elettorale maggioritario, prevalente, quella era, come dire, la risposta, una risposta, diciamo, popolare che aveva, come dire, avuto molto, molto seguito e sembrava essere persino una risposta in grado di rigenerare il sistema politico italiano, cosa che invece poi non è avvenuto, perché dopo il Mattarello non soltanto abbiamo avuto il porcello, ma abbiamo avuto, come dire, che dalla crisi della riforma, finisco subito, che dalla crisi, diciamo così, del sistema politico e dei partiti, diciamo così, tradizionali, siamo usciti con un affaccio sulla Seconda Repubblica che, a parte Forza Italia, un affico personale che nasceva intorno, come dire, alle fortune, anche ai media, alla struttura di cui disponeva Berlusconi. In realtà quel modello di partito alla fine si è poi di fatto imposto, e questo oggi noi abbiamo una forte identificazione tra partito e leader, e come dire, è molto più facile scalabile, è molto più facilmente scalabile un partito personale da parte di interessi, diciamo, in qualche modo inconfessabili. Forse è più difficile scalare lo Stato. Ecco, io sono dell'avviso che è più facile, è possibile che dentro una concezione di sistema politico dove l'elemento personalistico è decisivo, oggi ci sono appunto personalità politiche che hanno intorno, semmai una parvenza di partito, in qualche caso più o meno forte, ma e questo rende, come dire, possibile le infiltrazioni, diciamo, non necessariamente, non solo malavitose, ma di ogni segno. Quello che resta dal mio punto di vista più problematico e invece scalare definitivamente da parte di questi gruppi di pressione lo Stato, perché in realtà anche la storia della trattativa non è soltanto la storia di chi ha trattato, è anche la storia di chi ha provato appunto a
resistere, chi ha resistito, di chi in questo momento svolge molto sapienza, attività di indagine, eccetera. Quindi voglio dire, da questo punto di vista, mentre non sono sicuro che forse le cose potevano andare bene, sono invece sicuro che nel quadro costituzionale democratico, così come lo conosciamo, tutto sommato l'idea di democrazia può reggere. E oggi è in discussione questo. In realtà questa idea della democrazia costituzionale, che come dire, pure disattesa e fortemente compromessa da proposte, diciamo, modificative che vanno, questa idea, se passa, in qualche modo scardina la cornice alla quale oggi comunque noi possiamo riferirci. È poca cosa, è comunque un obiettivo, diciamo, molto astratto, ma oggi noi conosciamo, noi giuristi diciamo, abbiamo regole positivizzate che ci consentono di dire che la democrazia è composta da un Parlamento che legifera, un governo responsabile, un capo dello Stato arbitro, una magistratura indipendente. Se tutto questo, come dire, salta, forse questo sì renderebbe irreversibile il processo di una idea di democrazia. Questo, che come dire, mi ha ispirato la visione di questo film. Io penso, appunto, il fatto che l'Italia sia stato un paese sempre con una democrazia limitata, sì, penso che però sia ascrivibile sicuramente alla guerra fredda da una parte e alle circostanze culturali dall'altra, mafia, chiesa, e un paese che comunque è partito da una bassissima scolarizzazione. Però io sono invece convinta che questo paese stesse cambiando in meglio, perché ho vissuto appunto degli anni in cui, per esempio, la televisione era liberissima e bellissima, la stampa era libera, cioè il confronto oggi non è nemmeno immaginabile, non era nemmeno immaginabile che un giornalista si comportasse come si comporta oggi, gli avrebbero sputato tutti in faccia, cioè era davvero un paese molto diverso. Quindi a me, io sono convinta di averlo visto un paese democratico con tutte le problematicità possibili, però la democrazia perfetta non esiste da nessuna parte. Quindi non è che invece, insomma, ogni paese ha la sua storia, la democrazia non è una cosa a cui si arriva, è una cosa a cui si tende, e noi stavamo tendendo alla democrazia, ecco, e mentre ora, dopo la trattativa, dopo le stragi, sicuramente c'è stata un'involuzione, questo direi che è piuttosto indiscutibile. Ora, quanto questa evoluzione, dove potrà arrivare, chi lo sa, mi sembra che stia procedendo a ritmi veloci. Non mi pare, non capisco, anche perché poi non mi sembra di aver mai ascoltato gli argomenti convincenti, l'analisi del fenomeno di Tangentopoli, che comunque va di pari passo anche all'indagine, appunto, di Palermo. Non è soltanto la procura di Milano che fa questo tipo di indagini, perché comunque a Palermo stavano arrivando ugualmente a mettere le mani sulle collusioni tra mafia, politica, imprenditoria e tutto quello che comincia a muoversi, infatti, con le stragi riguarda comunque quegli ambienti, cosa che è stata investigata in parte da una famosa indagine che si chiama Sistemi Criminali, a cui ha lavorato Scarpinato e altri magistrati, insomma, che anche se è stata poi archiviata, è comunque un'indagine importante che ha, insomma, ci ha illuminato su tanti aspetti della realtà di questo paese. Non credo, ma quando si pensa a Tangentopoli come a un'involuzione democratica, una cosa che portava, come ci sono le teorie di quelli che dicono che è una roba pilotata dagli stranieri, eccetera, sono quelle cose che non hanno comunque mai trovato riscontro, e in generale la trovo poco convincente, perché l'involuzione democratica non è un fenomeno che riguarda soltanto l'Italia, l'involuzione democratica riguarda tutto l'Occidente, e l'involuzione democratica comincia con l'affermazione del neoliberismo, cioè con il sistema economico che
l'ideologia dominante di oggi, che comincia a diventare dominante negli anni 80 con la Thatcher e Reagan e da noi con Craxi, quindi non capisco perché appunto lo stesso, gli stessi servizi segreti che appoggiano Reagan qua avrebbero dovuto scardinare Craxi, cioè la trovo appunto, questi forse sono discorsi di fantapolitica, però non, insomma, mi sembrano di fantapolitica anche quelli degli altri, ecco. È un processo che avviene in tutto l'Occidente, in modo quello della democratizzazione, in Italia avviene secondo la nostra cultura, cioè avviene con questa sfumatura criminale forte grazie alla collaborazione di tanti gruppi eversivi, di cui la mafia è soltanto uno di questi gruppi. Il senatore Crimi ha una domanda. E poi c'è il ragazzo. Domanda che faccio, hai fatto, sicuramente hai studiato tanto per fare questo film, l'hai approfondito, l'hai incontrato in persona, studiato un po' tutta la vicenda, c'è tutto nel film o c'è qualcosa che o non ti sei sentita di mettere nel film oppure semplicemente è rimasto in sospeso, quindi è lasciato così comunque, ecco, se c'è tutto, c'è qualcos'altro magari che si no, può aggiungere? Altro di altre cose, perché la trattativa è un tema infinito, molti fatti non li ho messi perché sono troppo controversi, altri perché ho scelto quello che mi sembra essenziale e soprattutto in questo film c'è solo quello che si può dire in modo incontestabile, infatti alla domanda che seguirà prima o poi se ho ricevuto querele, la risposta è no. Tutte le cose che si dicono in questo film sono appunto incontestabili, mentre ci sono delle questioni pure importanti, ma che sono ancora troppo, chissà se si chiariranno mai, sono difficili da dire. Poi un altro motivo purtroppo di selezione dei fatti è quello che deriva dalla narrazione, cioè la differenza tra vedere questo film e leggere un saggio sulla trattativa. Un saggio sulla trattativa non è sotto forma narrativa, sono un insieme, una grande quantità di informazioni messe così, di cui però non si colgono necessariamente i nessi di causa effetto. Io ho studiato tanto, ci ho pensato tanto per cogliere questi nessi. E nel momento in cui però si deve seguire una forma narrativa, c'è proprio un limite sia di informazioni che si possono dare affinché il film rimanga godibile e non diventi un mattone, sia appunto il fatto che semplicemente non si possono aprire 200 parentesi proprio per una questione di renderlo più godibile, appunto. Però sì, faccende ce ne sono tantissime altre da dire, infatti sono, è uno strumento per cui chi vuole approfondire sicuramente, però ha un'ottima base, poi per ognuna delle cose trattate nel film c'è da parlare per ore, infatti se avete domande possiamo già dire di quello che non c'è. Prendo il microfono. Prendo il microfono, sì. C'è la prima lui. Ciao Sabina, studio giurisprudenza e volevo farti un paio di domande, nel senso che posso. Allora, una, comunque ti faccio complimenti, per me è un film veramente coraggioso e in questo periodo comunque a fare dei film coraggiosi, vista anche un po' la situazione del cinema, diciamo, italiano, è bello, è una cosa molto bella. Volevo chiederti, vista comunque anche la complessità dei temi trattati e anche comunque difficoltà temi, se hai riscontrato qualche difficoltà nel realizzarlo proprio questo film, che difficoltà hai riscontrato, comunque se hai avuto comunque qualche difficoltà, ecco. E la seconda domanda che volevo farti era cosa pensi comunque come pensi che la gente prenda questo film, cioè comunque l'atteggiamento, la reazione comunque che le persone dovrebbero avere dopo aver visto questo film. Ti ringrazio. A te. Allora, la prima domanda, se avete delle difficoltà, naturalmente sono difficoltà sia perché appunto il tema è complicato, quindi ho difficoltà di capire, uno,
di studiare, di trovare un dispositivo narrativo adatto, e questo è abbastanza ingegnoso, insomma, perché comunque solo con la finzione non ci si riusciva, solo col documentario veniva brutto, e quindi comunque arrivare a questa formula mi è costato, ci ho dovuto lavorare abbastanza. E poi difficoltà a trovare i soldi per farlo, soprattutto, cioè la difficoltà principale non è stata, come molti pensano, che sono arrivati sul set dei Lost in Liguria a dire esagerate questa scena, vi potreste pentire, no. E trovare i soldi è la difficoltà di oggi, prima trovare i soldi, poi trovare qualcuno, trovare un modo per farlo vedere, e poi ovviamente la difficoltà nella distribuzione, che è stata pure, insomma, a parte che appunto siamo qua, però appunto tutte le difficoltà si possono trasformare, e tutte le volte che si decide di trasformarle, per fortuna si ottengono delle condizioni migliori di quelle che si sarebbero delle migliori delle ipotesi. La seconda domanda, la reazione del pubblico è molto cambiata, sta cambiando nel corso di questi incontri, almeno questa è la mia sensazione, nel senso che all'inizio, quando il film era distribuito ufficialmente nelle sale, e io comunque per abitudine i miei film li accompagno sempre, sia per promuovere, insomma, perché mi piace comunque incontrare il pubblico, quindi ho fatto comunque una trentina di città. All'inizio le ho girate e la reazione era abbastanza deludente, nel senso che io comunque venivo da 4 anni di lotte, mi sembrava di essere Rambo, nel senso che mi percepivo con delle ferite, delle ossa rotte, occhi neri, ed ero riuscita a portarlo in sala, al di là di tutto, e mi aspettavo, sai come, no, di trovare della gente che è felice di dire grazie, eccetera. Invece erano il pubblico era piuttosto depresso, e una delle domande che mi facevano più cascare in braccia e arrabbiare era quella: ma dov'è la speranza in questo film? Ma non ci hai dato la speranza? Alcuni così, con questa energia coinvolgente, altri addirittura aggressivi. Io penso che lei non ci ha dato la speranza. E quindi, insomma, erano piuttosto conflittuali anche con i primi conti. Poi, probabilmente, anche perché questo modo invece di distribuirlo fa sì che tutti siano più attivi, sia ovviamente quelli che li organizzano, ma anche il pubblico, che comunque viene a sapere queste proiezioni attraverso i social network, insomma, se le deve andare a cercare, deve fare una certa fatica, se sono conquistate, lo aspettano, quando arriva, insomma, questa domanda non si fa più, per fortuna. Però c'è sempre molta rassegnazione. Molte persone che dicono non cambierà mai, non cambierà mai, e poi anche molta tendenza alla delega, che è piuttosto irritante, francamente, no? Perché comunque il fatto che tutti dicano, che molti dicano fate qualcosa voi, è ovviamente mi fa arrabbiare, nel senso che io non è che c'ho ognuno di quelli che fanno qualcosa lo fa con le sue forze, che sono quelli che abbiamo tutti, non è che qualcuno ha più forza degli altri, che qualcuno fa qualcosa per gli altri e altri invece, ma non proprio per depressione nella maggior parte dei casi, paura, depressione, mancanza sì, di stimoli. E quindi devo dire che le proiezioni più belle sono quelle con i liceali, che invece sono evidentemente ancora non hanno ancora completamente assorbito questa tendenza, e reagiscono come ognuno, insomma, dovrebbe reagire di fronte a questi fatti: si arrabbiano, si indignano, si ringraziano, dicono grazie, ora che sappiamo questo faremo così, insomma è un piacere. E voi che come reagite?
Cioè, sempre c'è sempre c'è c'era lui che ha alzato la mano per primo e non ha mai il gliel'hai spento? Buongiorno, sono Lorenzo, intanto complimenti perché è molto, molto chiaro e lineare tutta la ricostruzione. La domanda che mi è sorta guardando questo film è stata la rappresentazione che emerge nel giudice Caselli, e del quale avevo un'opinione molto positiva per come aveva sostenuto la procura nel processo Andreotti. Volevo chiederle se la rappresentazione che ne viene fuori di uno un po' ingranato, un'esigenza narrativa, o se ritiene che non sia stata all'altezza del suo ruolo. Ma io credo che appunto di solito quando si affrontano questi temi, soprattutto la mafia, si affronta sempre con una grande enfasi, grande retorica, moralismo, per tutti vengono descritti come i demoni, i santi, i martiri, che è una cosa che ovviamente da satirista mi fa cagare, l'ho odiata fin dal primo momento. Ho fatto un film che è proprio il contrario di questo, un film con uno sguardo laico, in cui semplicemente si raccontano le cose così come sono andate, la versione della mancata acquisizione del corpo, la versione ufficiale. Caselli, che lei stimava moltissimo, lo può continuare a stimare perché comunque è un magistrato che ha fatto tante cose importanti, in quelle circostanze si è comportato in un modo che secondo me dovrebbe chiarire, che se ci fosse un giornalismo laico dall'altra parte, compreso il Fatto Quotidiano, le domande che si fanno a Mancino le farei anche a Caselli, perché la sua versione dei fatti mi sta in piedi, fa ridere i polli. E pensa che quando ho fatto questo film non me ne ero neanche tanto accorta, questo non mi fa onore, nel senso che io l'ho raccontato semplicemente così come me l'ha raccontato lui, tra l'altro, perché gli ho chiesto un'intervista, non me la poteva dare, perché tra l'altro per problemi di salute reali. E allora me l'ho fatta raccontare al telefono un po' come era andata, soprattutto la faccenda della mancata acquisizione del corpo, quindi l'ho messa in scena così, come me l'ha detta, più o meno, certo, sintetizzata. La reazione del pubblico e poi altre cose che inevitabilmente, perché poi è un argomento che quando scendi dentro continui a scoprire, a capire, perché poi magari lo fai vedere a un giornalista che ti racconta un altro pezzo, che ti racconta un altro pezzo ancora. Se lo facessi oggi il film, cioè, sarei più precisa nei confronti di Caselli, nel senso che lui si è anche molto arrabbiato, ma obiettivamente parlando di omissioni, ma insomma obiettivamente le omissioni sono tutte a suo favore, nel senso che se uno dovesse davvero raccontare quell'episodio per quello che sappiamo, ci sarebbero tanti elementi in più per giudicare in modo critico il suo operato e anche soprattutto la sua, diciamo, mancanza di collaborazione, perché noi diciamo spessissimo, giustamente, che ci sono tanti collaboratori di giustizia, ma che ci vorrebbe anche qualcuno nelle istituzioni, nello Stato, che ci dicesse la verità. Io penso che sicuramente un pezzo di verità Caselli ce la potrebbe dire, perché sia sulla mancata proposizione, come oggi c'è un articolo di Lo Bianco sul Fatto che raccontava un altro pezzo della mancata perquisizione, che comunque continua a farci capire che i fatti, così come ce l'hanno raccontati, non stanno in piedi. Cioè, riguardava il fatto che durante il periodo in cui ci doveva essere questa sorveglianza, la moglie di Rina sono andata a prenderla e l'hanno riportata a Corleone, e i carabinieri di Corleone hanno avvisato i carabinieri di Palermo, e i carabinieri di Palermo hanno avvisato la procura di Palermo. Quindi questa è un'altra prova che la procura di Palermo sapeva che non c'era la sorveglianza. E perché questo non ci porta a fare delle domande in più? Idem sulla vicenda di Lardo, anche questo nel film non c'è, a proposito di quello che nel film manca,
perché appunto sono soltanto i fatti nudi e crudi, perché poi se mi fossi impelagata in queste altre discussioni sarebbe stato tutto più, insomma, più che altro impossibile da mettere tutto in film, ma anche su quella vicenda potete andare su Radio Radicale, scrivere Caselli, Ilardo, Mori e sentire la testimonianza di Caselli sul processo Ilardo. Non mi ricordo quanto dura, se dura un'ora o giù di lì, e praticamente la frase "non mi ricordo" declinata in tutte le intonazioni e accenti possibili non è edificante in ascolto. Non esistono in questa storia i buoni e i cattivi, ci sono un sacco di personaggi che si sono comportati benissimo fino a un certo punto, malissimo dopo un po'. Ricostruire la storia pensando che ci siano delle persone malvagie è una roba da fumetto, è una cosa fatta per renderci imbecilli, per dover credere. Un'altra domanda che fanno spesso: ma in chi possiamo credere? Abbiamo bisogno di credere in qualcuno? Non è vero che abbiamo bisogno di credere in qualcuno, siamo fin troppo creduloni, abbiamo bisogno di capire, non di credere. Non stiamo parlando di una fede, stiamo parlando di storia, stiamo parlando di indagini, c'è bisogno di capire, non di credere, non abbiamo bisogno di eroi. Gli eroi sono fatti soltanto... Io volevo chiedere, dov'è la speranza? No, quello che mi lascia perplesso è questa, ultimamente dimentichiamo tutto, dimentichiamo molto velocemente. Adesso abbiamo fatto un bellissimo dibattito riguardo appunto il tuo film Denuncia, ma di denunce ne vediamo tutti i giorni. Una volta il popolo si indignava, una volta il popolo lottava, una volta non dimenticava. Mafia Capitale è successo 2 settimane fa, ce lo siamo dimenticati. Cioè sembra che ci sia un'evoluzione ancora più profonda, cioè sono riusciti ad entrare nel sistema nervoso degli esseri umani. Cioè, ormai non è più importante non parlare, anzi parlarsene, tanto si dimentica di fretta. Mentre una volta c'era l'omertà, il potere dell'omertà era un potere molto forte, adesso non c'è niente più quello. Parlate, tanto si dimentica. Parlate, colpevolizzare qualcuno, anche con le prove a volte difficilmente probabili, comunque anche con delle prove probabili, non è più indice di colpa. L'8 marzo è una ricorrenza che è diventata una festa, ma dovrebbe essere una ricorrenza tragica, diventa una doppia ricorrenza tragica, perché c'è un condannato che sta per finire la sua condanna e da domani ricomincerà a fare politica, come se nulla fosse successo. Ed è un personaggio di cui abbiamo parlato ampiamente in questo film, no? Ecco, perché la gente dimentica? Perché, certo, l'informazione ha sui colpi maggiori, il quarto potere è quello che è le colpe maggiori. Mi dispiace, ma lo sappiamo bene. E come mai siamo arrivati a questo punto? Come si è arrivati dal punto di vista sociale a questo punto? Io lo so, però è volontà. Secondo me è molto bello, riguarda appunto la questione però del neoliberismo, questo non è una questione soltanto italiana, è proprio una questione di questo sistema economico che prevede che ciascuno diventi controllore di se stesso, non è che dimentichiamo, è che abbiamo cose più importanti da fare in un certo senso, che le priorità sono molto diverse. C'è questo libro che si chiama La nuova ragione del mondo, che io consiglio, perché non si dimentica che abbiamo un sistema di valori che è completamente cambiato, ognuno di noi è un'impresa che deve produrre. Io penso anche una delle ragioni per cui gli studenti universitari non sono così reattivi, sono meno reattivi dei liceali, per esempio in questo film, insomma, anche in generale si può dire, è perché sono presi dai crediti, cioè devono fanno soltanto quello che gli porta crediti, che è una roba pure allucinante. Cioè tu non fai non c'è più un gesto che possa essere al di fuori in qualche modo del sistema produttivo, diventa tutto
un sistema produttivo, ognuno di noi diventa un'impresa, noi investiamo su noi stessi e abbiamo una specie di manager, la quindi Loretta, che ci dice quello che dobbiamo fare o quello che non dobbiamo fare in base a un sistema di valori che sicuramente non è democratico, ma non è nemmeno umano. E questo è la giusta. Buonasera. Ah. E poi c'è uno studente laggiù. Io vedo dei baffi, ho le regole. Ah no, perché è il suo amico. Sì, sì, sì. Bisogna. Pronto? Sì. Allora io mi chiamo Giuseppe Porquetto. Il professor D'Andrea mi conosce bene per essere caratterizzato da avere poche idee ma confuse. Vorrei evitare di esporre tutto. Ma vorrei concludere questo mio piccolo intervento, spero piccolo, con una domanda. Dipende da lei. Una domanda. Sa che il possesso del microfono è tragico, eh? È difficile liberarsi. Allora. Qualcuno che si rivolgeva a Sabina Guzzante diceva non mi avete dato speranza. Io credo che il suo lavoro non dovesse dare speranza, ma dava e ha dato molta voglia di ribellarsi, molta decisione, molta indignazione. E questo è quello che mi anima da sempre, però non soltanto dopo aver visto quest'opera, anzi, domanda tra parentesi, e in commercio quest'opera si può acquistare da qualche parte e dove? Chiusa la parentesi. Allora, la crisi della democrazia ne ha parlato il professor D'Andrea, ne ha fatto un accenno, ma tutta quest'opera è anche un po' la crisi di questa democrazia che sta peggiorando sempre. Allora, io sono un seguace di un mio correligionario di fede mazziniana che si chiama Maurizio Piroli, collabora con il Fatto Quotidiano, non so se l'avete conosciuto, è uno che ha scritto vari libri molto importanti, uno di questi intitolato La libertà degli schiavi, è uno studioso di Machiavelli. Lui predica la necessità che non ci siano sudditi quando c'è democrazia, ma ci devono essere cittadini. La cittadinanza significa l'obbligo di uno schieramento, di schierarsi da qualche parte, e il modo di schierarsi migliore che esiste oggi è quello di partecipare alla vita di un partito. Il però quale però c'è davvero, cioè, domande perché se no, perché se no le abbiamo. La mia domanda è, arriva qui. No, ci credo. La premessa è questa. Occorre che esistano dei partiti che però devono essere capace di evitare la ferrea legge della oligarchia di cui un vecchio scrittore dell'inizio del Novecento ha elaborato la definizione. Allora, qual è il problema? Per evitare questo esiste soltanto un modo, e qua invece il problema, io pregherei il professor D'Andrea che lo affronti adeguatamente, che è il problema dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Oggi i partiti politici possono essere preda di un qualsiasi Berlusconi, di un qualsiasi Grillo, di un qualsiasi Pietro, sono tutti partiti padronati. La legge dell'articolo 49 esige invece una regola, una legge che lo regge. Ma ecco. Grazie. Questa è la nostra. Grazie mille. Temevamo tutti peggio. Cogliere l'occasione per. È una cosa più interessante. Sì, no, probabilmente ero molto interessato per la verità alcune affermazioni che erano state fatte dalla signora Guzzante a proposito di questo cambiamento che lei avvertiva come possibile, cioè questo paese che stava migliorando, questa sensazione che andava migliorando. Parlo anche un po' a favore degli studenti di giurisprudenza e degli studenti universitari, noi siamo in un'aula di giurisprudenza e siamo interessati
come dire, abbiamo come categorie mentali, categorie che sono anche molto semplici, e per noi la democrazia si caratterizza perché incanala la lotta politica in forme giuridiche. È molto interessante, se dovessi dire, perché è un film che mi convince sempre più che l'assetto costituzionale che ci consegna una magistratura inquirente, indipendente dal potere politico, questa conquista democratica affermata, mi sembra una grande conquista che pare che sia, ecco, anche l'ultima legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Esattamente, però voglio dire, quella scelta, ma oggi noi possiamo dire che quella legge, tutto sommato, forse non passerebbe il bagno di costituzionalità perché abbiamo il precetto costituzionale. La mia preoccupazione è se salta questo assetto. E allora, per rispondere all'avvocato Cucquetto, la democrazia non credo che si possa concepire una democrazia di tipo parlamentare senza i partiti, che siano qualche cosa di diverso da quella cosa che abbiamo oggi sotto gli occhi. Questo è un problema di assetto del sistema politico. In fondo, il film documentario che ci, come dire, illustra una vicenda, ricostruisce una vicenda oscura che passa attraverso uomini, attraverso il sangue, attraverso prese di posizione più o meno coraggiose. Questa vicenda qui è la testimonianza che le forze politiche a un certo punto nel nostro paese, lo dicevo prima, sono diventate infiltrabili. Addirittura si è potuto costruire una formazione politica e si possono costruire formazioni politiche al servizio di interessi, al servizio di obiettivi. Ora, come che non ci può essere né speranza né tantomeno drammatizzazione, è il dato di fatto con cui fa i conti questo paese, il nostro paese. E o forse, io faccio una domanda alla professoressa Luzzatti, c'è una cosa che mi interessa, come lei spesso ha ripetuto anche ora, che in realtà il problema della democrazia riguarda non solo l'Italia, riguarda l'Occidente, ma riguarda l'Occidente, perché è giusto, cioè l'Occidente democratico, certo, perché è messo in discussione la sua convivenza ordinata, e ci si chiede come si reagisce, come si affronta quel problema lì. Il problema, per esempio, del terrorismo, piuttosto ma che la... No, io non pensavo però a questo. Ecco, allora, se non si pensa a questo, ma si pensa, al fatto che il mercato e la democrazia sono nemici, la domanda è proprio questa. Il mercato e la democrazia sono nemici. È la democrazia che supera il mercato e che in qualche modo... mette insieme i fattori della produzione in modo democratico, qual è? La keynesiana, per esempio. Lo Stato democratico sociale, cioè l'idea dello Stato che ha una sua politica, una sua libertà, una politica industriale, la spesa non in pareggio di vita, questo è lo Stato democratico sociale, quello che noi chiamiamo. Io direi che la democrazia comunque è una forma che abbiamo sperimentato dal dopoguerra fino al 75-80 è durata, e quella sicuramente l'esperienza keynesiana è stata una delle forme di democrazia. Sì, quello diciamo democrazia, perché diventa una democrazia sostanziale, nel senso che non è soltanto la democrazia di principio, la democrazia in cui le ricchezze vengono distribuite e l'uguaglianza è un fatto più concreto, non è una vaga aspirazione. Esatto, quello è un po' il senso. Prego, quello senza baffi. Va bene, sì. Lascio perdere i complimenti, perché penso che siano impliciti, insomma, un lavoro che di sicuro merita di essere visto. E allo stesso tempo però mi ponevo una domanda. Prima vorrei fare una considerazione di carattere generale, però mia personale, sul punto, perché fin da subito appunto si è parlato di democrazia, e penso che però sia sempre pericoloso parlare di democrazia in questi termini,
nel senso che sicuramente è un concetto molto ampio quello che ci viene appunto insegnato in università, e affrontare sempre le questioni, diciamo, il più specificamente possibile, ecco. Quindi, se, tralasciando la portata generale appunto del concetto, volevo esprimere il mio punto di vista, ovvero secondo me la democrazia non passa per i palazzi, cioè questo film, quello che mi sembra, è come che si voglia trovare il campo espiatorio, il colpevole in un determinato momento storico del mancato, appunto, della mancata realizzazione di quella che è la democrazia. In questo, ecco, io vedrei una visione un po' parziale del... E qual è il colpevole nel film? Ma ecco, no, più che altro perché questa è poi la mia domanda. È chiaro che parto dal presupposto che questa è una delle ricostruzioni che del fenomeno possibile fare, perché se questa fosse la ricostruzione sarebbe tutto molto più semplice, ma è chiaro che come in un'aula di tribunale i fatti vengono interpretati in un certo modo, da un punto di vista cinematografico, documentaristico, come appunto lei ha trattato, è chiaro che il livello di serietà può essere maggiore o minore, però si tratta sempre di una ricostruzione. E, da questo punto di vista io volevo chiederle, non pensa che trattare questo argomento, che è sicuramente un argomento molto molto importante, possa in questi termini, possa correre il rischio di una stigmatizzazione, una semplificazione del problema che in realtà è più grande? Mi farebbe la cortesia di individuare quali sono secondo lei gli aspetti della semplificazione, perché sì, non ho capito, per avere, mi sembra il coraggio di dirlo. Sì, no, lei dovrebbe altrimenti mi mette in una posizione in cui lei dà per scontate le cose che sicuramente non condivido, perché non mi sembra che in questo film ci sia un colpevole e non mi sembra che ci sia tutta questa semplificazione di cui parla. Quindi no. Se lei sì, sì, dice spiego a cosa si riferisce. Ecco, dicevo, infatti, chiaramente il suo approccio è serio, ma metto in discussione ci mancherebbe, quindi di semplificazione parlo quando penso che il film venga recepito come qualsiasi cosa che viene sottoposta a un pubblico. In questo senso io guardando questo film, sarà appunto, ripeto, noto una ricostruzione dei fatti che però, dico, rischia di diventare una semplificazione di quei fatti. Ma per quale aspetto le sembra una semplificazione? Perché così magari posso replicare, altrimenti non saprei come replicare. Rispetto ai soggetti che comunque sicuramente sono... Vuole dare un nome, un cognome, visto che il film è... No, ma no, guardi, non c'è bisogno di metterlo su questo piano, nel senso anche prima io l'ho sentita mettere insieme un binomio che è quello di mafia, chiesa, anche questo per quanto mi riguarda è un aspetto di semplificazione. Non perché io debba prendere le parti l'uno dell'altro, ci mancherebbe. Però chiaramente stiamo parlando sempre di fenomeni che coinvolgono la cittadinanza, di fenomeni che passano non solo attraverso soggetti che sono ai vertici delle nostre istituzioni, sono fenomeni che si radicano nel profondo della società. Quindi cercare nomi e cognomi significa cercare... Voglio capire, però, scusi, lei abbia pazienza, non voglio minimamente polemizzare, vorrei soltanto invitarla a precisare la sua... Sì, assolutamente legittima. Trovare nomi e cognomi significa trovare nomi e cognomi rispetto a determinati fatti. Cioè, la sua obiezione qual è, così posso... No, la mia obiezione le dico che comunque il film contestualizza una delle problematiche del nostro paese, che non è comunque la problematica del nostro paese, perché... essendo anche il contesto italiano inserito in un contesto globale, in un mercato come lei trattava, dico, bisogna anche considerare il fenomeno della sua portata generale. Quindi quello che io le chiedo è, non vede il rischio di una semplificazione, di una stigmatizzazione di determinati argomenti, soprattutto in relazione a determinati soggetti, a determinati fatti? Guardi, grazie alla domanda, anche se mi dispiace, io intuisco quello che vuol dire, mi dispiace molto che lei, immagino che lei voglia dire che il film individua in Forza Italia e in Berlusconi incolpevole, questo che vuol dire? Perché non lo dice? Cioè? No, ma guardi, ma perché no? Non è questo, perché... Allora se non mi fa capire, però non posso rispondere, perché se lei mi dice che il film è una semplificazione,
eccessiva, io le posso dire che a me non sembra, no, poi ognuno può poter dire. Non dico che il film è una semplificazione eccessiva, le dico che il film, per quanto mi riguarda, resta un film, una ricostruzione di determinati fatti, che rischia, se l'argomento viene trattato in un determinato modo, come mi sembra che a volte venga fatto, rischia di diventare una semplificazione del problema. Guardi, allora, assolutamente no, assolutamente no, basta, assolutamente no, nel senso che le semplificazioni, sì, che vengono, no, però lei adesso deve mollare il microfono, è il gioco, forza, nel senso che noi possiamo fare un dibattito tra me e lei, ha avuto tanto tempo per parlare, deve mollare il microfono. Non è autorizzato a intervenire, bravo. Va bene, la ringrazio per la sua democraticità, no, perché senso, è grandissima. Non stiamo facendo un battibecco, lei deve fare una domanda, ci ha messo mezz'ora. Complimenti, perché vedo che lei è non ha assolutamente democratico. Probabilmente il concetto di democrazia non è lo stesso. No, no, allora facciamo anche il concetto che sono, non sono obbligata a rispondere a domande che non si capiscono. C'è un'altra domanda? Prego. Buonasera. Accendi. Io volevo sapere se... Cioè, volevo innanzitutto complimentarmi e ringraziarla per aver proiettato da questo film e sapere solo se la sua visione dell'Italia è quella di un paese messo in crisi dalle stesse istituzioni che dovrebbero reggerlo e favorire lo sviluppo. E la seconda domanda che volevo porre era solo quella di sapere se secondo lei si potrà uscire da una situazione come questa di corruzione da parte di qualsiasi organo, di qualsiasi organo. Grazie. Appunto, cioè, sicuramente abbiamo l'Italia, le istituzioni italiane non hanno, cioè diciamo, molti personaggi che occupano posti importanti nelle istituzioni, dove per istituzioni si intendono forze dell'ordine, servizi segreti, ministeri vari, eccetera, non hanno fiducia nella democrazia, non hanno simpatia per la democrazia e hanno radici di estrema destra, sono, compresa la magistratura, che comunque la magistratura italiana nasce nel fascismo e per tanti anni, essendo l'Italia un paese appunto mafioso, essendo le carriere piuttosto di carattere prevalentemente ereditario, fino a un certo punto la magistratura è figlia della magistratura fascista, quando poi l'istruzione pubblica diventa più importante cominciano ad entrare in magistratura anche altri soggetti presenti, e questo vale anche sicuramente per le forze dell'ordine, per i prefetti, eccetera eccetera. Quindi le istituzioni italiane molto spesso nella nostra storia hanno agito contro la democrazia in base a dei ragionamenti per cui ci sono molte persone che ritengono di agire nel bene dell'umanità avendo un'idea dell'umanità molto specifica. Quindi se ne potrà mai uscire, sì la cura è appunto la democrazia, cioè la cura contro la mancanza di democrazia è l'esercizio della democrazia, che significa appunto fare quello che stiamo facendo adesso, discutere, parlare, rifiutarsi di abdicare al proprio diritto di partecipazione, di pensiero, perché poi quello che facciamo, a forza di convincerci di questi ragionamenti che ci portano alla rassegnazione, è quella appunto di far decidere tutto agli altri, compresa appunto la scuola. Gli studenti fino a un certo punto si sono ribellati, poi a un certo punto ci si arrende e ci si arrende di fronte al fatto che poi ti devi laureare, poi devi fare una serie di cose e questi doveri non vengono messi in discussione, invece vanno messi in discussione, non è che c'è un altro sistema. Vorrei provare un attimo poi da quella domanda, poi volgere un momento il professor D'Andrea a partire dalla telefonata da Mancina, da Moritano, che accettate che si parla anche nel film, perché su questo poi si è aperto, è stato sollevato un conflitto di attribuzione che ha determinato una sentenza della Corte Costituzionale, la distruzione di questa telefonata, e siccome so che il professore ha fatto anche un
una nota di commento della sentenza, piacerebbe insomma riuscire ad affrontare questo tema anche dal punto di vista giuridico. Quindi. Il tema del conflitto di attribuzione tra Procura di Palermo e il Capo dello Stato è appunto un tema classicamente giuridico che finisce con una risposta dell'organo preposto che risolve il conflitto di attribuzioni tra appunto la Presidenza della Repubblica ricorrente e la Procura di Palermo, che è, come ricorderete, aveva casualmente captato la voce del Presidente Napolitano interpellato da Mancino in relazione alle sue vicende giudiziarie. La Procura di Palermo chiarisce subito, devo dire attraverso formalità che dal mio punto di vista sono molto discutibili, nel senso che Napolitano viene avvertito di essere stato sentito da un'intervista da Di Matteo, questo è dal punto di vista, diciamo così, del galateo istituzionale, un modo, come dire, appunto poco elegante di mostrare che si è per dire, nelle condizioni di ascoltare la voce del Presidente. Naturalmente la Procura di Palermo chiarisce subito che da quella telefonata, diciamo che la posizione costituzionale, in particolare del Capo dello Stato in carica, non è minimamente toccata, e si preoccupa, secondo i meccanismi normativi previsti dal codice di procedura penale, di procedere, secondo le forme, alla distruzione di quelle telefonate. Ora, mi spiace essere così lungo, ma finisco subito. Questo è un fatto decisivo, perché in realtà il ricorso del Presidente della Repubblica riguarda proprio la circostanza che la Procura di Palermo, attivando le procedure processuali previste, dovrà tenere un'udienza camerale all'interno della quale poi un giudice, pare che il GIP, avrebbe dovuto distruggere. Ora, questa udienza naturalmente deve avvenire con il coinvolgimento, per esempio, degli imputati. Quindi ora, la reattività del Presidente Napolitano, quindi il ricorso alla Corte con la sollevazione di conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, riguarda la lesione della sfera costituzionalmente riservata al Capo dello Stato, che non ha il diritto di sopportare un'udienza pubblica nella quale appunto ci sarà un giudice chiamato a valutare insieme alle parti quelle parole, e al termine di quell'udienza si arriverà in giudizio. Quindi è un ricorso, quello che fa il Presidente Napolitano, per chiedere subito e senza alcun indugio la distruzione di quelle intercettazioni, senza passare attraverso l'udienza camerale. Ora, la Corte Costituzionale ha risolto il conflitto, come dire, accogliendo, e con una sentenza che naturalmente non posso raccontare, mi pare però di poter dire che quella sentenza è una sentenza che si segnala perché ricostruisce il ruolo del Presidente della Repubblica nell'ordinamento, quindi a prescindere, diciamo così, dal caso specifico, con un'ampiezza tale da consentire davvero un'attività ampia e informale del Presidente della Repubblica, una sorta di regista a tutto campo. Ora, quella è la parte più discutibile della sentenza. Faccio anche notare che questo poi non è servito, se guardiamo poi i fatti, ad evitare lo stesso la testimonianza del Presidente Napolitano con le formalità, per cui in realtà noi per molto tempo ci siamo occupati del conflitto Presidenza della Repubblica, Procura della Palermo, sorto per una sorta di
volontà aggressiva, rimorsuale del capo dello Stato, che riteneva, diceva, di difendere le prerogative naturalmente della Presidenza della Repubblica in sé per sé. È un episodio in sé per sé insignificante dal punto di vista, ma che testimonia il grado di, come dire, complicazione che si è giunti nelle relazioni anche tra gli organi, diciamo così, dello Stato. Non so se questa è la mia valutazione, è un esempio di aggressività rimorsuale, forse indebita, che ci poteva essere risparmiata solo che si dicesse esattamente che un amico, anche un po' arrabbiato, aveva ovviamente fatto una telefonata e quella telefonata era stata dando una risposta, magari interlocutore, ma stava uscendo così e questa strada invece non è stata ritenuta. Ora più abbiamo tempo per un paio di domande ancora brevi e poi andiamo. Allora, so che il tempo stringe, quindi cerco di fare una cosa veloce. La mia domanda più o meno è stata anticipata dalla ragazza di prima. Quello che vorrei chiedere, partendo dal fatto che il suo film sicuramente avrà sollecitato molti giovani la voglia di cambiare il mondo, ma in concreto cosa potremmo fare noi e come potremmo fare, soprattutto in un periodo come questo dove a molti come me avrà capitato di sentirsi dire che viviamo in una società, perdonatemi il termine, di merda, perché è questo che capita di sentirsi dire, di sentirmi dire per le strade. E siamo circondati da mi sembra quasi una depressione totale del pessimismo. E soprattutto lo Stato, la società sembra collocarsi su un piano diverso dal nostro. Sembra quasi che viviamo su due piani diversi e collegati tramite un telefono, tramite una TV, vediamo le notizie, ma quello che succede, lo Stato, la società, sembra molto lontano. E come potremmo reagire noi giovani per cambiare la situazione? Basta protestare, basta discutere semplicemente anche in quest'aula per poter cambiare le cose? A parte che io non è che abbia proprio, non è che io non ho una risposta, ma non esiste una risposta esatta, cioè delle istruzioni per l'uso. La questione è che a parte che si deve partire da un'analisi della società ben fatta per avere delle reazioni, quindi innanzitutto bisogna capire bene perché le cose, come si struttura la nostra società, se in base a quali principi e anche come ci siamo arrivati, perché noi questo ce lo dimentichiamo, cioè prendiamo la realtà di oggi come se fosse un maleficio o una situazione apocalittica, mentre come ogni forma di società ci sono delle ragioni storiche, e vedendo le ragioni storiche fa già meno paura, perché si tratta comunque di una serie di azioni e reazioni, per cui davvero vi invito a leggere questo libro, perché è davvero illuminante dal punto di vista dell'analisi del mondo di oggi. Una volta che l'analisi è corretta, è chiara, è sufficientemente profonda o diciamo sufficientemente stimolante perché ti procura delle reazioni, cioè la reazione più semplice per esempio è quella di domandarsi: mi va bene questa società? Mi va bene questo modo di vivere? Voglio vivere così o no? Tutto. Come si è sempre fatto nella storia dell'umanità, le cose cambiano perché nel momento in cui alcune scelte politiche si rifiutano, e per esempio non prendere per buona l'idea che non ci siano scelte politiche ma che si tratti di soluzioni economiche obbligate. Questo non è vero, ma questo insomma è un argomento abbondantemente contestato dalle elite intellettuali di cui gli studenti dovrebbero far parte, dovrebbero essere cioè consapevoli e padroneggiare questi argomenti, perché appunto riguarda la scuola innanzitutto e poi il futuro di ciascuno di voi, in che modo sarete inseriti nel mondo del lavoro, cosa si intende per lavoro,
cosa si intende per essere umano, per società, per vita e tutto il resto. Quindi non è che ci siano delle mosse da fare, c'è cioè una reazione da creare, che è una reazione semplicemente se quello che vivi ti piace, è quello che hai scelto oppure no. Il problema è che appunto noi siamo tutti molto passivi rispetto a quello che accade, cerchiamo semplicemente di adeguarci e di corrispondere a quello che ci viene imposto, e per corrispondere a quello che ci viene imposto ci torturiamo anche abbastanza, nel senso che ognuno di noi lo vive con una certa ansia, e basterebbe domandarsi chi te lo fa fare. E questo i giovani dovrebbero averci la forza di domandarselo, invece sono purtroppo prigionieri quanto gli adulti, e questo è un peccato, perché sono sicuramente i giovani quelli che devono portare le idee di cambiamento. Basterebbe essere convinti delle proprie idee, semplicemente cercare il modo di argomentarle anziché pensare che siano così delle fantasie, che però la realtà è questa, questi sono i fatti, questa è la realtà. Ma la realtà è un concetto assai discutibile e sicuramente mobile. Ho fatto. Prego. Dopo tutto questo suo impegno, cos'è che si aspettava che non è ancora successo? No, guardi, anche questo non è forse il modo giusto per dire le cose, perché noi pensiamo, anche qua si pensa all'impegno come a un sacrificio, no? Cioè io ho fatto questo film perché mi ha appassionato l'argomento. Realizzarlo, vederlo realizzato è stata un'enorme soddisfazione, e nonostante le difficoltà lo rifarei e oggi pomeriggio. La passività non la sfiducia un pochino? Ma non è la mia, mi riguarda, no, mi spiace per chi ce l'ha. Per fortuna, insomma, cioè, la politica si fa insieme, però la vita di ciascuno, ognuno se la sceglie. Io la mia vita me la sono sempre scelta, e ho sempre fatto quello che volevo fare, il fatto di farlo con più o meno difficoltà, cioè dobbiamo uscire dall'idea che appunto appunto l'impegno sia un sacrificio, perché non è così. In realtà quello che dobbiamo fare è recuperare, per rispondere anche al biondino, se mi posso permettere, cioè quello che dobbiamo fare è recuperare la gioia di vivere, perché se, al di là della, cioè la reazione che percepisco è una assenza di energia e una serie di vite profondamente infelici che non sanno come ritrovare una felicità di stare al mondo. È quello che devi recuperare, se ci fosse questo obiettivo, che sicuramente, cioè, senza che venga frainteso e che si trasformi, appunto la gioia di vivere evidentemente non è non sto suggerendo di drogarsi e andare, anche insomma, la soddisfazione, la sensazione di essere in sé, che pure manca a tantissimi, cioè molte persone si percepisce che si sentono qualcun altro, che non hanno un contatto con la propria identità, che la questione dell'identità è un problema costante, che abbiamo quest'idea che appunto l'identità sia una cosa che dobbiamo costruire comprandoci dei pezzi, come che si ottengono attraverso delle specie di bonus. Questo modo di vivere è un modo molto infelice. Quindi io dal punto di vista individuale sono perfettamente soddisfatta. E comunque quello che sta succedendo, cioè il fatto che comunque il film venga visto in questo modo, per me, oltre ad essere un'enorme soddisfazione, è anche un'esperienza di grandissimo interesse, perché comunque vedere l'Italia in questo modo e conoscere le persone attraverso questa esperienza è per me molto molto istruttivo, stimolante, mi faccio un sacco di domande, mi do anche qualche risposta, imparo un sacco di cose. Quindi per me l'esperienza è assolutamente positiva.
come lo è per chiunque faccia qualcosa di sensato e significativo. C'è un altro piccolo ragazzo. C'è un altro che... Io avrei un paio di osservazioni brevi, prometto. Osservazioni brevi e non è una domanda di seguente. Si è parlato di verità, di un sacco di cose, però il nostro problema in realtà, il mio problema, il problema di molti giovani, è che buona parte delle verità che incontriamo, delle volte che incontriamo la propria verità, è un io ho la verità e ti propino la mia verità, ho la verità in tasca, e questo è. In realtà questo è una delle cose che uccide, okay, la nostra, il nostro entusiasmo, ammazza qualsiasi stimolo di sentirci dire, tra l'altro da molteplici parti contemporaneamente, io ho la verità, questa è la verità, fidati. Molto pochi ci dicono di informarci da noi, di crescere, sbagliare, fare quello che riteniamo anche giusto, ma di farlo noi. Tutti quanti ci dicono di stare nei binari, anche chi ci dice di uscire dai binari ci dice come uscire dai binari, come è giusto uscire dai binari, per quale motivo lo è, e non è che ci propongono delle opinioni, ci propongono tendenzialmente dei dogmi. E in realtà anche quando lei ha detto la passività che vive intorno a lei, in realtà è un atteggiamento che io comprendo, perché molto spesso in realtà purtroppo lo assumo anch'io, che è quello dell'intellettuale di sinistra un po' snob che si ritiene un po' così, un po' diverso dagli altri per puro così, per distinguersi. La domanda in realtà che mi sorge da tutto quello che è stato detto e dal film, comunque ho apprezzato molto, è guarda la sua, un po' personale in realtà, la sua spinta originaria che l'ha portata a fare tutto quello che fa, come ha iniziato? Guarda, sì, contesto un po' questo stile di fare un'affermazione prima che dovrebbe essere quella domanda, perché devo rispondere a questa seconda, cioè, mi sembra giusto rispondere alla prima, perché comunque io non ho dato nessuna indicazione di prassi, siete voi che mi domandano, molti di voi che mi domandano che cosa dobbiamo fare, allora, semmai avete sbagliato a domandare a qualcun altro cosa per fare. E a questa domanda io non ho dato delle indicazioni di prassi. Se uno dice se siete passivi, cioè o perlomeno reagite alla passività, che significa anche sviluppare il senso critico, non è un'indicazione di prassi, è una volta che uno sviluppa il senso critico, dopodiché le cose le vede coi suoi occhi. Se mi domandate a me cosa vedo io come l'inte nelle reazioni che incontro, vedo questo, cioè una assenza di senso critico, che viene per paura, per rassegnazione, perché comunque il pregiudizio resta anche dopo che hai visto un film del genere, per esempio dopo aver visto questo film, e tanti mi fanno delle domande che ritornano a delle tesi che sono molto diverse da quelle che hanno visto il film, ma sono identiche a quelle che sentono nei talk show, per cui c'è chi domanda ma invece che so, le stragi sono state, la trattativa è servita a fermare delle stragi, quando sono la tesi del film è tutt'altra, me lo domandano nel senso dicendo ma se la trattativa è servita a questo, perché che cosa avrebbe fatto lei invece come se non avessero visto nulla, perché questo per dare un esempio soltanto di quanto tutta la mancanza di senso critico a volte ci impedisca proprio di vedere, quindi io non do nessuna indicazione di prassi, per quanto riguarda il suo giudizio, per cui lo sarei un po' snob, un po' di sinistra, francamente lei non sa nulla di me né della mia formazione culturale, se fossi snob non starei qua, francamente, a parlare, non starei tutta la vita a confrontarmi con tutti e a rispondere alle domande di tutti. E la sua domanda, come ci sono arrivata, ho già risposto. Perché ho fatto questo film, ho già risposto abbondantemente, era stata proprio la prima domanda che mi è stata posta. C'è un'ultima domanda. Come hai iniziato a interessarsi di vita pubblica, di politica, di tutto quanto, sotto quale spinta? Ho iniziato a interessarmi perché faccio l'autrice, scrivo e di conseguenza scrivo del mondo che vedo. E
sempre, quindi non, facevo molta satira anche, quindi sempre si fa satira, non si fa niente a senso di prima. Prima, in che senso, quando? Per esempio, io faccio nel mio piccolo politica, faccio rappresentanza, faccio quello che faccio, credo anche per l'educazione che ricevo a casa mia. E vedi, mi ricordo le manifestazioni da quando sono piccolo, per esempio, e dopodiché mi metto in posizioni che sono sempre le stesse, eccetera, eccetera. E a questo, infatti, quando la domanda è un po' personale, mi riferisco a questo, è la propria libertà, la scintilla, diciamo, il quid, che l'ha portata a... Non saprei perché comunque io quando ero bambina mi interessava molto la politica, ma anche proprio da piccola piccola guardavo sempre le politiche, naturalmente chiedendo ovviamente ai miei genitori informazioni e delucidazioni. Poi mi sono interessata fino ai 15-16 anni, poi mi sono disinteressata per un bel pezzo. E poi mi sono interessata quando ho cominciato a lavorare in televisione, cioè a fare un lavoro che è già di per sé politico, quindi nel momento in cui ti trovi a decidere cosa dire, decidere cose rispetto a... cioè prendi delle posizioni. Lo so che non è da tutti evidentemente, però secondo la mia formazione è quello che chi fa un lavoro che ha a che fare con la politica, come chi lavora nello spettacolo, deve fare, perché non farlo significa farlo invece passivamente, farlo in modo, cioè adottare in realtà delle posizioni politiche che non sono tue, che non hai scelto. Chi fa, appunto, chi decide di non parlare di politica, in realtà decide di adeguarsi a delle direttive politiche per ragioni di comodo, di una riflessione superficiale. L'ultima domanda. Cercherò di essere veloce, visto che è tardi. Vorrei solo chiedere se condivide una mia preoccupazione, un mio pensiero. Poco tempo fa mi sono imbattuto in un sondaggio in cui ho notato che la partecipazione giovanile, e parlo da un'età dai 18 ai 23 anni, e per me se sono uno studente del primo anno di giurisprudenza, sia inferiore del 10%. E di fronte ad una società del genere condivido in parte condivido l'idea che ha detto lei, che per andare oltre, per il cambiamento, c'è bisogno dei giovani, c'è bisogno di giovani che si interessano, che partecipano alla politica nel senso più del termine. È possibile trovare comunque all'interno di un film del genere esempi come Falcone, Borsellino, e sottolineando di più le loro azioni che la loro fine, o meglio, sottolinearne il loro aspetto martire, tra virgolette, di cui lei ha parlato prima, e deve essere sottolineato per incentivare i giovani a intraprendere un percorso del genere. Sì, infatti, cioè Falcone e Borsellino ci vengono sempre raccontati come dei martiri, sono state fatte tante di quelle fiction televisive. Per esempio, una cosa che nel film non ce l'ho messa, ma non per censura, ma perché non mi hanno dato i diritti delle fiction TV, se no avevo preparato delle bellissime sequenze molto divertenti, appunto, che raccontano come la televisione ci racconta di Falcone e Borsellino, appunto, come dei martiri che sono morti perché erano in qualche modo anche votati al partito. No, come se fosse appunto un sacrificio di tipo religioso e non due persone che lavoravano con grande passione per delle convinzioni, perché non riduce giusto un'idea di Stato che oggi non c'è più. Quindi, ed erano osteggiatissimi anche in vita, Falcone soprattutto, insomma, Falcone era quello che aveva ideato il modello di indagine, di inchiesta e di lavoro, era quello che era riuscito a portare a termine il maxi processo con una condanna definitiva che è avvenuta per la prima volta nella storia, perché fino a quel momento i mafiosi venivano assolti. Quindi sicuramente aveva, cioè il lavoro di Falcone e Borsellino aveva una portata di trasformazione enorme, sia come concetto di che cosa può essere un magistrato,
entrambi veniva per esempio contestato il fatto che facessero le indagini loro di persona, perché si diceva i magistrati non devono fare le indagini, ci sono la polizia e i carabinieri che fanno le indagini, i magistrati dovrebbero soltanto ratificare e firmare delle indagini degli altri, mentre invece la Costituzione dice proprio il contrario. No? Cioè sono per questo la questione della mancata composizione del corpo di Rina e anche la questione del fatto che Mori abbia portato avanti l'iniziativa con Vito Ciancimino informando Amato, Violante e Martelli, e che questi, Violante e Amato non hanno avvisato la magistratura, è un fatto grave, perché i carabinieri non possono portare loro avanti delle indagini senza rispondere all'autorità della magistratura che è quella che detiene le indagini, perché appunto è autonoma rispetto alla politica ed è indipendente, cosa che le forze dell'ordine non sono, sia perché dipendono dalla politica sia perché sono all'interno di una struttura gerarchica e militare non democratica per natura, quindi non sono loro che possono prendere queste decisioni. Quindi per questo il lavoro di Falcone Borsellino è tanto osteggiato in vita. E poi anche per rispondere alla domanda di un ragazzo che adesso mi sa che se n'è andato, che diceva appunto: ma dobbiamo credere che allora le istituzioni che dovrebbero lavorare a favore, contro la mafia, invece lavorino, stiano dall'altra parte, al di là delle questioni appunto dei reati eventualmente commessi in questa vicenda, la questione politica è incontestabile. Cioè dopo la morte e l'assassinio di Falcone e Borsellino, lo Stato, la politica, le istituzioni non rispondono dicendo: noi continueremo il lavoro di questi grandi magistrati, lo porteremo avanti, e il fatto che siano morti ci darà un impulso ancora più forte per continuare la loro strada. Al contrario, addirittura Scalfaro, Parisi, probabilmente, insomma, questo sì, è una teoria che non sarà mai provata, si adoperano comunque, ma sicuramente Scalfaro, insomma, si è adoperato per sostituire tutti quelli che avevano lavorato con Falcone con delle figure che invece prendono un'altra strada, cioè la strada di Falcone viene abbandonata, l'idea di sconfiggere la mafia per sempre viene abbandonata. Dicono: calma ragazzi, è lo Stato che ha esagerato, che è questa cosa che all'improvviso vogliamo distruggere la mafia. Piano, siamo sempre andati d'accordo insieme, non facciamo tutto questo casino. E quando si parla di mafia non si parla di quella mafia che ci racconta la televisione o che ci raccontano tanti film di mafia, che pure vengono, appunto, diventano oggetto di talk show, di dibattiti, come se fossero delle cose serie e non lo sono, perché la mafia non è un gruppo di criminali, delinquenti, la mafia ha una componente borghese, una componente di colletti bianchi che è sempre stata importante, ha sempre avuto relazioni con settori importanti dell'alta borghesia, della società. Quindi la mafia raccontata come ce la racconta il TV non esiste in natura. La mafia, questa qua, esiste ed è, fa parte del processo economico ed imprenditoriale. Già ai tempi delle stragi, lo diceva Aldo Giannulli, un esperto di servizi, consulente di varie commissioni e procure, ai tempi delle stragi la mafia possedeva il 15% dei titoli di Stato. Oggi la mafia fa entrare nelle casse dello Stato, si pensa, 150-200 miliardi all'anno. Ieri, sempre Scarminato, parlava di un provvedimento sconvolgente di cui non era a conoscenza, un dato di fatto, cioè che nel PIL viene calcolata vengono calcolate come entrate i proventi della prostituzione e non so se della droga e prostituzione, droga e prostituzione, droga pure, infatti mi pensavo già balanzato addirittura la droga, cioè viene calcolata nel PIL. Sì. Quindi non stiamo parlando, appunto, cioè non è un fenomeno criminale, è una questione più complessa, cioè è un'economia fondata sulla criminalità.
che si confonde con la criminalità. La nostra economia vede nelle sue voci in attivo sono il gioco d'azzardo, la distribuzione della droga, la prostituzione, lo smaltimento dei rifiuti tossici, lo sfruttamento e il furto dei fondi per i profughi, per le calamità naturali, oltre che ovviamente per la speculazione edilizia. Quindi non stiamo parlando appunto, per questo a me sembra sbagliato e riduttivo riportare tutto un discorso sulla legalità, perché credo che la legalità non renda l'idea del lavoro che va fatto per correggere questo sistema, che non è un ripristino della legge, perché stiamo parlando appunto di un'economia che deve fondarsi su altre cose. È orientato forse? Grazie a tutti.